diciamo da parte, però non è stato un intervento, come posso dire, decisivo. Fatto sta che il giocatore Mount è riuscito a calciare, è riuscito a calciare. Vediamo se, se c'è un intervento da parte del VAR. C'è un check in atto, chiaramente. Qui l'arbitro continua a indicare a Tomori di andare fuori. Sì, sì. È una decisione esagerata a nostro avviso. No, non ci sta proprio, assolutamente. E che rovina la partita. Ma no, ma queste sono decisioni che condizionano la gara, perché tu adesso giochi con un uomo in meno, poi addirittura c'è la possibilità da parte del Chelsea di andare in vantaggio. Torno a dire, confermata Mount la è stato come posso dire sbilanciato, però è riuscito a calciare, si sta disperando, ha ragione Tomori, si sta disperando, decisione assolutamente folle, secondo noi eccessiva. Già qualche dubbio sul rigore, perché sì, c'è stata la trattenuta, ma poi Mount ha calciato un po' scordinato, però sì. Ha calciato, cioè non ha impedito l'intervento da parte di Tomori, non ha impedito al giocatore di calciare, per cui eccessiva, sbagliata, oltretutto una punizione completamente errata, quella di addirittura tirare fuori rosso. No, non esiste proprio. Infatti i giocatori del Milan sbigottiti, Stefano Pioli non si dà pace, una decisione assurda quella di espellere Tomori. Si rovina una partita così, probabilmente già è stata rovinata. C'è un'altra ammonizione nel frattempo. Due ammonizioni nei confronti di Gabbia e credo forse di Giroud addirittura. Intanto c'è Giorginio dal dischetto. Ha già sbagliato, ce lo ricordiamo bene purtroppo. Siamo due volte poi, una all'andata e una al ritorno, con la due senza tre. Giorginio, 21esimo, calcio di rigore per il Chelsea. Catarusano chiamato al miracolo. Dai, tata. Giorginio si concentra, arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Giorginio, appena dentro l'area di rigore, è tutto pronto, saltella Catarusano sulla linea di porta, parte Giorginio, tiro, rete. Chelsea in vantaggio, spiazzato Catarusano. L'avrebbe dovuto fare con la nazionale questo. Lo ha fatto con il Chelsea e il Chelsea si porta in vantaggio 1-0. Partita rovinata dall'arbitro. Partita in salita, in equilibrio fino al quasi il 20esimo del primo tempo, poi condizionata da questo episodio, ripeto, estremizzando, scusami Massimo se dico estremizzando, puoi anche dare calcio di rigore, ma non puoi espellere l'uomo, la persona. Metti nella condizione non solo l'1-0, ma addirittura giocare in inferiorità numerica, cioè non c'è più partita. Adesso noi avremo bisogno naturalmente anche del nostro Filippo Grassia per sentire la sua appunto su questo episodio che... Aubameyang rete 2-0. Il raddoppio del Chelsea, ma sta giocando sul velluto la formazione di Potter. 34esimo minuto, Milan 0, Chelsea 2. Partita rovinata dall'arbitro Sibert. C'era da aspettarselo, perché la difesa del Milan si è aperta, perché ricordiamoci che Theo Hernandez non è un difensore puro, per cui in questo momento il Milan gioca con due difensori, con Gabbia e con Kalulu. La realtà è questa, per cui in questo caso c'è stato un 1-2, il passaggio ha cercato la palla Aubameyang, ha cercato l'1-2. Gliel'ha ridata, sono curioso di sapere che gliel'ha data. Posizione regolarissima. Mount, no, la sua è regolare. No, la sua assolutamente. Vedi, ha cercato l'1-2 con Mount, guarda, è andato in porta. Mount gli ha dato Sterling volendo. C'era anche Sterling, erano in due che potevano calciare. Si sono trovati davanti a Catarusano. Praticamente al limite dell'area hanno fatto l'1-2, si sono trovati in due davanti al portiere. Questo ti fa capire che praticamente giochi in inferiorità numerica anche in fase difensiva, perché Theo non è un difensore, per cui. Giocano sul velluto. Definirlo una partita falsata, vogliamo dire così, sì. Un piccolo passo falso da parte del Milan, però è chiaro che questo ha inciso molto l'arbitraggio, questo oggi, con alcune decisioni, almeno secondo me, ma questa è la mia opinione, sia chiaro, incomprensibili, l'eccessiva, ci può
puoi anche entrare nell'ordine di idee di dare il calcio di rigore, però l'espulsione no, mi è sembrata eccessiva, e questo è condizionato la gara, perché col Chelsea, che è una squadra di primissimo livello, non ti puoi permettere di giocare con un uomo in meno. Non te lo puoi permettere. Intanto il pareggio in extremis del Real Madrid contro lo Shakhtar 1-1, vai pure Barchese. Grazie Maurizio. Fulvio, stai finendo il concetto? No, il Milan, la partita è durata 20 minuti, il Milan fin quando ha giocato 20 minuti con la solita intensità si è comportato in modo diverso, poi la partita è completamente cambiata, dopo è entrata in gioco la come posso dire, la sfiducia, la depressione, anche l'aspetto tattico, perché finita la partita, Zagabria 1-1 con il Salisburgo. Vedi. Vai pure Fulvio. Vedi, questo è il risultato che ci dà, se piccolo passo falso c'è stato oggi, in fondo incide un punto, no? Per cui... Sì, alla fine è andata pure bene, guarda. Chilwell finisce qui la sua partita, nel frattempo ha ammonito Tonali qualche istante fa, l'ennesimo giallo di confronto del giocatore del Milan, ed entra Marc Cucurella, maglia numero 32, spiccioli di match per lui. Perché non dici quanto l'hanno pagato? 55 milioni pure lui. Una cosa incredibile. Sì. Io l'ho visto giocare. Un altro giallo? Ah, ma allora proprio alla fine. Vuole concludere la grande la sua. Fino alla fine. Un altro cartellino giallo per giocatore del Milan, pure per Ballo Touré. Quanti sono? Ho perso il conto, io penso saranno 7-8. 7-8 nella moneta. Sì. No, ma Nabito troppo fiscale, troppo proprio. Rigido. Una roba veramente assurda. Una partita che poi. 4 minuti di recupero. Non è stata una partita. Ma sentirei che fischia alla fine nei confronti dell'arbitro. Assolutamente, peccato che non potremo farli ascoltare tutti perché dobbiamo restituire la linea a Maurizio Ruggeri perché sta per terminare zona Cesarini. 2-0 Milan e dunque tutto rimandato alle prossime gare da vincere, come abbiamo detto, per la formazione rossonera il 25 ottobre a Zagabria contro la Dinamo e poi il 2 novembre qui a San Siro contro il Salisburgo. C'è Origi lanciato da Rebic, ancora Origi all'interno dell'area di rigore, parte la conclusione, blocca a terra il portiere Kepa che era lì ad aspettare il pallone sul suo palo. 45-40, aspettiamo il triplice fischio finale di questa partita. Il Chelsea che dunque vista il successo di Stamford Bridge 3-0 sei giorni fa, 2-0 qui a San Siro, le reti le ricordiamo nel primo tempo di Jorginho sul calcio di rigore al 21esimo, nell'azione che ha portato all'espulsione di Tomori, e poi al 34esimo il raddoppio di Aubameyang che era già andato a segno nel match di Londra, e Milan che dunque perde per la ventesima volta. Attenzione, ora però c'è la formazione rossonera, una conclusione provata e respinta di Rebic. Dicevo che si sta concretizzando la ventesima sconfitta del Milan contro una squadra inglese, e questo era il 45esimo scontro diretto tra il Milan e un club inglese. 12 vittorie del Milan, 13 pareggi, a questo punto sono 20. Non portano bene le squadre inglesi a Pioli. Scusa Fulvio, finisce anche la partita del Paris Saint-Germain col Benfica, girone della Juventus 1-1. Questo è un altro risultato che penalizza già la Juventus, ha una posizione critica, però diciamo il Benfica che fa un punto, che conquista un punto al Parco dei Principi, insomma, probabilmente mette fine alle speranze della Juventus. Se qualcuno si era ancora illuso, dopo aver visto la Juve stasera, diciamo che le illusioni sono cadute del tutto. Assolutamente. Anzi, c'è da lottare per rimanere in Europa League. Ah certo. C'è da lottare per rimanere in Europa League. Assolutamente, tra l'altro potrebbe essere un obiettivo. Tra l'altro scontro diretto pari in questo momento tra Juve e Maccabi Haifa, 3-1 Juve andata, 2-0 Maccabi. Potrebbe essere un obiettivo. Certo. Vediamo Pobega, generosissimo il Milan fino al termine, sì. Ballo Touré, 1-1, lato corto dell'area di rigore, va sul fondo, parte il cross, l'uscita sicura da parte di Kepa. Stavo facendo il conto dei cartellini gialli, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, è un albero di Natale praticamente il Milan, tutte lucine tra gialli e rossi, 6 gialli e l'espulsione, 6+1, 7. Ma non esiste, dai. Dall'altra parte ci sono 3 gialli solo, uno proprio regalato all'ultimo, così tanto per. Pallone che gira sulla sinistra da parte di Kepa, ormai attendiamo solo il triplice fischio finale, poi subito la linea allo studio. Io ringrazio grazie a voi, Fulvio Provati, grazie Massimo, grazie a voi. Daniele Bulgarini alla parte tecnica. Mancano soltanto 30 secondi al termine della partita, vediamo Kovacic che serve Loftus-Cheek, ultima opportunità per il Chelsea, Loftus-Cheek alla conclusione, respinta da Havertz che era pure in fuori gioco, poi non si alza la bandierina, ora finalmente, ma d'altronde è così, bisogna sempre attendere la fine delle azioni. E dunque vanificata questa opportunità per il Chelsea, l'opportunità del 3-0, e sul rinvio di Tatarusano finirà la partita con il Chelsea che batte il Milan per 2-0 e si porta in testa al girone. Finisce qui il match, è tutto dal Meazza di Milano, da Massimo Barchesi la più cordiale buonanotte a tutti, linea Maurizio Ruggeri, zona Cesarini.